So con le mani! Tutto il peso del corpo deve restare soltanto sulle ginocchia! Tu non sei un cavallo che cammina a quattro zampe! Tu sei un cittadino democratico, tu non sei un cavallo, tu non sei un cavallo! Allora, cosa preferisci? Berti un altro litro di acqua e sale oppure preferisci restare in ginocchio? Non so, fai tu. Se decidi di alzarti la devi bere tutta. Se decidi la devi bere tutta. Tutta. Niente. Allora rimettete in ginocchio. Era meglio se non bevevi. Tu entro 10 minuti potresti andartene via di qui, fatti una bella bevuta d'acqua fresca, pura, chiare, dolci, fresche acque, studente. Io non ti voglio mandare sotto processo. Noi non siamo la GPU, noi non siamo la SS, siamo la polizia di un paese democratico. Noi siamo ben felici quando possiamo evitare ad un cittadino una dura condanna. Poi tu sei un ragazzo, che interesse ho io a rovinarti? Dai, Brisco! Non puoi essere marchesista, anarchico, situazionista, mao, olimpiao. Tu puoi leggere il libretto rosso, ma tu puoi fare tutto quello che vuoi. Tu non sei un cavallo. Tu sei un cittadino democratico. E io ti devo rispettare. Ma i botti terroristici, le intimidazioni, le bombe, che minchia c'entrano con la democrazia! Se tu mi dici che ha fatto il botto alla questura e all'American Express, tu ti comporti da democratico, capisci, coerente. Io lo so che non sei stato tu, ma sono convinto che tu conosci il nome della persona che ha commesso il fatto. Mi dia un po' d'acqua. Noi non ti vogliamo far fare una delazione. Vogliamo che tu ti comporti da democratico. Perché capisci? Ma parliamo da uomini moderni, avanzati. Che cos'è questa democrazia? E diciamocelo. È l'anticamera del socialismo. Io, per esempio, voto socialista. Non avere paura. Io sono il tuo confessore, qui hanno parlato tutti, non ti succede niente. Io sono una tomba. Tutto questo palazzo è una grande tomba. Ma vuoi dire la verità? Ma vuoi dire la verità? Ma lo vuoi dire questo nome? Lo vuoi dire questo nome? Che è stato pace, pace, pace a mettere la bomba il giorno che è venuto in questura! E le preparava lui. Mattone, portami Antonio Pace! Questo è finito. So, alzati. È finita. Sei libero. E quando hai bisogno di qualcosa, sai che fai? Mi telefoni. Io non volevo.